Buongiorno Pasquale Spera. Buongiorno direttore Ferrara, come Allora, sta? sono tuo ospite per la tua trasmissione, aspetta e spera. Ti Eccomi qua, ringrazio, fammi come sai? sapere che cosa vuoi sentire. Allora, da che cosa cominciamo? Fai tu. Lite nord e sud, che ne pensi? Lite nord e sud, mi sembra che da parte del sud, mai come questa volta, non abbiamo fatto niente. Solo Esatto. che loro, poiché hanno problemi per errori fatti, che purtroppo tanti abitanti lombardi hanno pagato col prezzo della vita, stanno cercando di deviare il discorso. Capita spesso quando uno non riesce a rispondere su un determinato argomento, tenta di cambiare il discorso. È quello che stanno facendo. Poi, quando ci sono personaggi come Feltri e qualche altro, è chiaro che poi si trascende, però. Da parte dei napoletani, poi non ho capito perché se la stanno pigliando con i napoletani e con i campanigè. Da parte nostra non c'è assolutamente nulla contro la Lombardia. Io conosco tanti lombardi simpaticissimi, intelligenti, con i quali vado d'accordissimo. Purtroppo c'è una parte, sono inizialmente prevenuti, devo dirlo, poi dopo, appena conoscono i napoletani, ci vanno d'accordo. Purtroppo, ti ripeto, evidentemente c'è chi pensava di essere il primo della classe e probabilmente lo è, nessuno mette in dubbio i loro meriti. Poi, quando si sono trovati ad aver sbagliato il compito di matematica, stanno dicendo che ha sbagliato il professore a fare il problema. Non abbiamo capito quello che hanno detto. E comunque no, non vedo, non è proprio il momento di fare una polemica. La polemica la sta facendo chi per cambiare argomento sta parlando di altro. Ok, allora Feltri, argomento Feltri, sulla falsariga della rete nord e sud. È colpa sua o di chi lo fa parlare? Tutto è colpa sua, perché poi chi lo fa parlare è chiaramente cerca la cosa. Nella fattispecie, l'ultima cretinata che ha detto è colpa anche di Giordano che cercava questo problema. È un po' tutta la linea, non so se è tutta di Mediaset, ma soprattutto di Rete4, quella di denigrare. Anche ieri hanno fatto vedere una nonnina napoletana, per amor di Dio, sarà stata anche simpaticissima, però insomma parlava in una lingua che era inintellegibile anche per noi napoletani. Io non capisco perché quando si invitano persone del nord sono tutti acculturati e parlano bene, quando devono parlare i napoletani vanno a cercare il peggio del peggio. È la stessa persona. Ricordo vari collegamenti fatti in casi del genere, cioè a Napoli si cerca sempre la coreografia, questo vale per tutti. Mi ricordo una collega imbecille che ha detto che purtroppo in questo momento non stavano passando macchine. Napoli c'ha questa cosa. La realtà è che a loro brucia che ci stiamo comportando in maniera splendida, perché Esemplare, sarà direi. stato che è più facile a Napoli chiudere quando non ci sono grandi industrie che premono alle spalle, però a Napoli siamo riusciti a contenere il contagio, soprattutto con un governatore che prima dell'ultima delibera sulle pizze, diciamo così, non ne aveva sbagliata una. E anche con un comportamento da parte dei cittadini che è stato assolutamente straordinario, Esemplare. nonostante si ostinassero a far vedere una fotografia scattata alla Pigna Secca, che è un vicolo largo 3 metri, in cui ci sono solo negozi di alimentari, per cui se ce ne sta uno dentro e uno fuori si fa la È folla. Però, insomma, che lo dobbiamo stesso fare? discorso che del 1 gennaio 2020. Primo Qual era? gennaio 2020, quando fecero due collegamenti a Milano da Piazza Duomo per far vedere come alle 8:30 di mattina la città era pulita, e lo disse proprio la giornalista, e a Napoli ce n'era una disperata davanti al pronto soccorso dei pellegrini, sempre alla Pigna Secca, disperata perché erano pronti al bollettino di guerra, e a Napoli c'erano stati appena 22 feriti, che saranno anche un'enormità, perché chi spara i fuochi a Capodanno secondo me è un imbecille. Però non erano niente. A Milano nel frattempo c'erano stati due bambini che avevano perso le mani, però si parlava di 10 ubriachi che erano entrati ai pellegrini e non di quello che era successo a Milano, perché Milano era pulita, Piazza Duomo alle 8:30 di mattina era già pulita. Addirittura una domanda statistica. Hanno fatto vedere l'immagine della Pigna Secca e hanno parlato della Pigna Secca, ma Napoli è piena di quartieri, perché proprio sempre nella Pigna Secca? Vabbè. Che la Pigna Secca è un vicolo largo 3 metri in cui ci sono tutti i negozi di alimentari, e se devono parlare male di Napoli hanno parlato della Pigna Secca.
Cioè, però lo tengo come facsimile per tutte le cose che riguardano Ma l'Audi. guarda che c'è stato un giornale che ha pubblicato anche una fotografia di un assemblamento a Genova scrivendo: guardate a Napoli che sta succedendo. La Figurati, fotografia. quello è stato il colpo. No, no, ragazzi, poi devo dire che nell'insieme penso che in Italia siamo stati bravissimi a rispettare 2 mesi chiusi in casa, però si sono rimasti male che a Napoli siamo rimasti chiusi in casa, perché sai, in Napoli si aspettavano le folle e poi. Oceaniche. Sì, devo dire che i napoletani sono stati bravi e a differenza degli incapaci che sono alla guida della giunta lombarda, degli incapaci non in, sempre, nella fattispecie in questo caso sono stati incapaci, il governatore della Campania che solitamente viene accusato di tutti è stato perfetto. E devo dire che anche l'ultima polemica stucchevole sul fatto che lui ha detto chiudo chi arriva dalle regioni infette, non ha detto quali, chi arriva dalle regioni infette va in quarantena. C'è da dire che il giorno dopo c'è stata quella cretinata del funerale del sindaco di Saviano, per amor di Dio, massimo rispetto per tutti coloro che muoiono, soprattutto per chi è morto per aver provato ad Purtroppo nel campo di aiutare la battaglia, sua gente, però sicuramente. non era il caso di fare quel funerale con 200 No, persone ma in la piazza. colpa, detto, scusa, la colpa non è stata del morto, è stata chi si è comportato male. Il morto che ci può fare? No, è morto. Tengo anche a precisare che quando hanno aperto un ospedale assolutamente inutile, costato 21 milioni di euro, che si era spacciato per 600 posti, invece al momento ce ne sono, credo, una ventina, con 12 ricoverati, per di più, tu sei medico, sai benissimo che una terapia intensiva staccata dal complesso ospedaliero non ha senso. Comunque, quando c'è No. stata questa pagliacciata dell'inaugurazione dell'ospedale alla Fiera di Milano c'erano circa 200 giornalisti invitati dal presidente della Anzi, regione. Quando hanno sembrava. inaugurato il Loreto Mare a Napoli o anche i nuovi padiglioni fatti all'Ospedale del Mare, c'erano Verdoliva, che è il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, e De Luca. Non c'erano giornalisti, non c'erano assembramenti. Quindi abbiamo rispettato anche i giornalisti, cioè, gli ordini di Giornalisti, non rispettare è i campionati, non giornalisti. rispettare neanche Allora, ti confesso il mio l'assemblamento. peccato. Se Neanche i avessero giornalisti non convocato i c'è. giornalisti, ci sarei andato. Non li hanno convocati e hanno fatto bene, Benissimo, ma perché non hanno hanno fatto. rispettato il distanziamento Tu sociale. sei medico e puoi giudicare meglio di me quello che secondo me alla base di quello che è successo in Lombardia. Due cose in particolare. Alzano Lasciamo Lombardo sta in perdere. colmo. Cosa? Alzano Lombardo le Alzano case di Milano. Lombardo è una cosa folle che mi hanno spiegato essere. Allucinante, direi, direttore, se mi permette. Capisci? E qua si parla della sanità lombarda, per amor di Dio. È la migliore, la Straordinaria, più. 14.000 campani ci vanno ogni anno e via discorrendo, però credo che se in Campania un direttore sanitario avesse fatto quello che ha fatto il direttore dell'ospedale di Alzano, sarebbe stato Verona cacciato non su due piedi. finire. Invece dobbiamo anche leggere che sono Delegazione eroi. parlamentare mondiale. Sono gli eroi e che grazie che il sacrificio del popolo lombardo ha salvato il meridione, il centro-sud dall'epidemia. Non ho capito che cosa è successo. Evidentemente questo coronavirus è arrivato a Chiasso chiedendo di passare perché doveva andare a Napoli e i lombardi si sono messi davanti a difesa del Napoli e di tutto il meridione. Veramente delle Libero, stupidaggini enormi. libero. Io rispetto i colleghi del nord, anche perché parecchi colleghi del meridione sono andati al nord a lavorare là. C'ho un amico che è andato a lavorare là al nord, proprio nel centro Covid. Quindi io rispetto. Più che altro, come hai detto tu, è stato il sistema sanitario lombardo che ha fatto No, troppo. sai che cosa è successo? L'hanno detto ieri sera in una trasmissione, che l'epidemia in Cina è stata sottovalutata perché in Lombardia, credo che lo sapessero da molto prima del 20 febbraio, quello che era, perché c'erano tutti i segnali, tutti questi casi anomali di polmoniti. A Napoli, se fosse successo un fatto del genere, probabilmente, ma non dico un medico, ma un'infermiera, una portantina, avrebbe detto: scusate, professore, ma non può essere che lo fatto che sta in Cina. E Esatto. invece là non è, È stato molto sottovalutato, sì, questo no, là sì. erano sicuri che l'avrebbero arginato tranquillamente con la loro eccellenza della sanità. Non sbagliate. Vabbè, poi la follia di mandare ammalati contagiosi nei centri di ricovero per anziani, vabbè, quello è proprio, È stato non lo so. allucinante proprio.
Allora, io sono fa poi un altro fatto che da sottolineare, che nelle case di cura parecchi vecchietti non hanno ricevuto i tamponi adeguati. La sanità lombarda ha detto che dovevano essere le case di cura a comprarsi questi benedetti tamponi. Allora, Questa è un'altra cosa che io non riesco a problema dei digerire. tamponi, Pasquale, il problema dei tamponi, da quello che ho capito io, non è un problema della Lombardia, delle case di cura, dell'Italia, è un problema che c'è in tutta Europa. Sì, però è la Cioè, storia non si, questi più tamponi non si corta. avevano, quindi sono stati fatti solo a quelli che andavano in ospedale con tutti i sintomi conclamati, Vabbè, però e questo ti ha perché portato, sono corta. secondo me, anche a non arginare il problema. Ma lì è un fatto numero, se non ci sono, non si potevano fare. Qua, tranne i giocatori della Juve, che se ne fanno 4-5 al giorno, i tamponi non si trovano. E Allora, quindi questo è un problema. Quello che è stato sbagliato. anche Mascherini è un problema, in verità. No, no, è un problema nel senso che non ci stanno. Come è assurdo che sono state il problema delle mascherine. Se dal 31 gennaio avete dichiarato lo stato d'emergenza, la prima cosa da fare era procurarsi quelle mascherine. Mascherine e Invece tamponi, a due cose gennaio, dovevano il fare, governo, a mascherine e tamponi. febbraio, il governo italiano ne ha mandato un congruo numero in Cina in segno di solidarietà. E E poi ci poi se ne siamo sono rimasti rimasti quelli completamente sconvolti. senza. Poco fa è intervenuto il sindaco, il governatore De Luca, ha detto che dal 1º maggio anche in campagna sarà obbligatorio circolare con la mascherina, però io ce le ho un paio di mascherine. Spero che le abbiano tutti e che si deve intervenire in qualche modo. A, non possono costare 7-8 euro. No, e ti Anche... finisco proprio questa informazione, l'ho messa E già nel soprattutto nostro è sito. vergognoso che c'è l'IVA Sì. sulla mascherina al 22%. Perché... Allora, ti riferisco che la Federfarma a Rai 3, a nome del presidente, ha annunciato che i prezzi di tutte le mascherine, a seconda della qualità delle mascherine, ci sarà un prezzo diverso. Questa è un'iniziativa che ha preso Qual è il Federfarma. prezzo, Pasquale? Allora, se non sbaglio, allora Diciamo quella 3,50 chirurgica che è quella che euro quella prenderanno tutti, chirurgica, dai. quella verde. Esatto. Quelle 6, quella là, l'FFP2 là, l'FFP2, che sarebbe la buona, la più importante. Queste sono, però alcune farmacie hanno preso hanno aderito a questa iniziativa. Si spera che anche Pasquale, qual è altre. il costo di ciascuna mascherina? Il prezzo è 1,50 euro su quelle chirurgiche. 1,50 euro. Allora, poiché se vogliamo entrare, diciamo che se ne usa uno al giorno, vai. In Sì. realtà si dovrebbe cambiare più spesso. Una Sì. famiglia con padre, madre e due figli, sono 6 euro al giorno di mascherine, sono 180 euro al mese. Mi Parecchio. sembra veramente una cosa farneticante, soprattutto che su questi 180 euro ci deve essere il 22% di IVA, che è una cosa che non si capisce perché. È vero, è allucinante e scandaloso. E poi i prezzi sono di gran lunga inferiori. A parte che sono curioso poi di trovarle a 1,50 euro, perché poi si sa come vanno in queste le cose, in questi casi, si No, trovano a anche prezzi se molto farmacie maggiori. hanno aderito, ho detto, mo dobbiamo vedere se aderiscono tutti, speriamo. È stato riferito a Rai 3, TGR Campano, il TGR regionale. Speriamo, Pasqua, io ho delle idee un po' particolari su quello che potrà accadere adesso. Adesso andiamo incontro alla bella stagione. Tu sei medico, mi insegni che i virus, tutti i virus col caldo tendono A non a scomparire, scomparire, vero. ma sicuramente a A perdere. attenuarsi, tendono ad Cosa? attenuarsi. Cosa stavi dicendo? Tendono ad attenuarsi, cioè l'aggressività del virus col caldo tende ad attenuarsi e anche la sua velocità di diffusione tende ad attenuarsi. Il problema potrebbe tornare a novembre, credo. Ottobre, no, ottobre, fine ottobre, inizio Fine ottobre, inizio novembre, dove io non credo che ci sarà il vaccino, però sicuramente ci saranno delle cure efficaci. novembre. Speriamo che il vaccino ci sia, Pasqua, almeno il vaccino mi le insegni? cure, posso dire che le cure che stanno utilizzando sono solo cure che agiscono sul meccanismo di azione, sul processo infiammatorio e sul meccanismo di azione del virus, ma non sono farmaci retrovirali. Questo è un Ok, virus però RNA, uscito da compartere. io non credo al vaccino per un motivo molto semplice. Io sì, perché Sai perché non ci credo? Perché ci vuole ci vuole tempo, poi tempo. bisogna sperimentarlo, bisogna verificare che non c'è effetti collaterali, perché non è che ti puoi prendere un antivirale che poi è cancerogeno, per dirla proprio, No. per estremizzare, quindi devi studiare. E poi bisogna farne dosi tali che chiederanno in tutto il mondo, quindi serviranno
3-4 miliardi di vaccini. Che ci È vuole la proprio. produzione l'unico problema del vaccino, non tanto quando si farà, è la produzione, la quantità di vaccino che si dovrà fare. Allora, quello che va trovata, secondo me, e si sta, secondo me siamo già sulla buona strada, è una cura. E tu lo La vedi cura che l'hanno fatta a Napoli e pure a a Torino. Napoli, allora, però se vogliamo dirla tutta, a Napoli è stato trovato un rimedio, è Un stato rimedio, ho detto, tutti i un rimedi, non sono rimedio per fatti. quelle che sono le infezioni polmonari, ma poiché questo è un virus che non va solo nei polmoni, ma va anche in altri organi, è chiaro che per esempio hanno detto che l'eparina va bene, cioè bisogna trovare questo sistema per Perché fare in l'eparina modo può che sin dai terminare primi sintomi si dà la cura che ti hanno. Che adesso proprio ci con si limitava alla l'infezione. tachipirina, diciamo la verità fino adesso. Cioè l'eparina è come agirebbe sugli effetti trombotici del virus. Io credo che verrà trovata una cura che già il Vediamo. 90% è completamente asintomatico, che va a intervenire sulla restante parte di quelli colpiti e che ne attenua gli effetti. Poi anche Tutta l'influenza ha un tasso di mortalità che è basso, però sì. esiste e si muore. Cioè, siamo tutti nati, l'unica certezza che abbiamo è che alla fine moriremo. Vabbè, più tardi che mai. Certo. Comunque, quello che è stato Comunque, fatto adesso è stato clamoroso perché tu è allora, il stato. rimedio che ha trovato il professore ha scelto è buono perché va a agire sul meccanismo infiammatorio, sulla cascata delle prostaglandine. L'eparina potrebbe essere un rimedio, però un buon inizio di terapia, un buon ciclo, un protocollo terapeutico che è stato fatto all'Università di Torino. Si inizia prima con l'idrossiclorochina. E poi a lungo andare si vanno nella forma più complicata, si va ad agire con il Tocer. Questo è il protocollo che hanno fatto a Torino. Ma sono tutti farmaci, non sono farmaci retrovirali, ma sono farmaci che agiscono sul meccanismo reazione. Sono farmaci che vanno a intervenire su quello che poi sostanzialmente ti porta alla morte, perché tu Alla non muori col prevenzione della virus, sindrome tu degli muori stessi perché ci respiratori. sono queste complicazioni. Se riesci a bloccare le complicazioni, alla fine è un virus che ti porta la febbre la tieni sotto controllo con la tachipirina, gli altri effetti collaterali con altre medicine, è una malattia, una seccatura, è come quando prendi il raffreddore. Sì, Alla fine ti curi, però se è un raffreddore poco più forte, che questo È un po' più significa forte. Poi è un credo che alla passo fine, arrivare non alla so se è vero, produzione. ma dicono che normalmente i virus, tutti i virus, col passare del tempo si indeboliscono tutti Sì, quanti. devono passare 70 giorni. Un santone brasiliano ha detto che devono passare 70 giorni finché passi questa forma, questa potenza aggressiva di questo virus. Pasqua, Niente. parliamo di cose più allegre. Secondo te si torna a giocare? Secondo me no. Perché no? E ti spiego perché. Tu lo sai come amo il calcio. Però è un concetto ormai, il calcio, come tu ben sai, è un gioco di contatto. Quindi in un'area di rigore un difensore non Sì, andrebbe mai a toccare. Pasqua, sì, è vero, è tecnica e teoricamente a rischio, però se fai dei controlli, eccetera, credo che Vabbè. noi dovremmo riprendere a vivere. Noi in questo momento non stiamo vivendo. Quando No, leggo certe cose mi viene da ridere. Io già mi. a me fa piacere se ricominciano a giocare, sinceramente. Io credo che ai primi di giugno, manco un Però mese e ti mezzo, si dico, potrà giocare. teoricamente oltre che molto rischioso, ma è molto improbabile che stanno facendo tanti giri di parole, stanno rimandando sempre, che alla fine penso che non si giocherà. Spero che mi possa No, ci sbagliare. sono troppi soldi in ballo, si giocherà per qua. Si Poi giocherà, vedi, se non sarà un quello che campionato c'è da europeo. mediare, quello che c'è Non da mediare saranno devono fare partite i politici, non certamente gli rilevanti. scienziati. E certe cose. Quando senti dire che si andrà al mare con i plexiglass, oppure vai al ristorante, semmai per una cena a lume di candela, tu sei un tomber de femme famoso. No, non è vero. In questo Cioè periodo vai a no. cena con una donna, ci sta il separé davanti. Cioè, è una cosa impraticabile. No. È allucinante. Altri sport penso che potrebbero riprendere, il nuoto, il tennis, l'atletica stessa, ma il calcio è un po' più difficile. Io spero che riprenda, perché Sì, però sinceramente non Pasqua, si può che stare no, senza partite. il nuoto una volta che hanno rinviato le Olimpiadi è finito, non ci Però sta le partite di niente. tennis si possono E ancora giocare. il calcio ci stanno solo in Serie A 300 milioni di euro che devono arrivare ancora dalle TV a pagamento. Lo E come so, fai a però pagamento? ci sta pure il fatto che se un giocatore si trovasse positivo,
bisognerebbe ricominciare tutto da capo. Già abbiamo un caso, magari di sportivo. Pasqua, non è che se un giocatore, non è che se uno si trova positivo bisogna ricominciare tutto da capo, non esageriamo. Tieni presente che vai anche incontro all'estate, per cui ci sarà una diminuzione di questa cosa, altrimenti non si può fare più niente. Cioè io da difensore non marcherei mai un giocatore che sia un risultato positivo e che ha la possibilità di reinventarsi. Poi te lo dico proprio spassionatamente, Quindi per tu dici che dire Dybala non dovrebbe giocare più. Dybala, secondo me no. Al limite io non lo marcherei mai, sinceramente. Comunque no. Perché è proprio cioè, concettualmente un difensore, cioè, proprio, cioè un difensore non deve mai marcare un giocatore che è stato positivo al Covid ed è ancora la possibilità poi di reinventarsi, che questo poi non è un virus che è passato da Vabbè, un'altra però parte. come ha la cosa. No, no, però diciamo che c'ha più possibilità uno che non è stato ancora infettato che È uno che. normale perché tiene più E allora che suscettibilità. ci azzecca? Pure io lo stesso discorso vale per tutto, perché io che ne so che se tu sei infettato o meno, quindi. Però è sempre un gioco di contatto, l'ha detto anche, non l'ho detto Sì, solo vabbè, io, l'ho ma detto solo. vabbè, allora non si viaggerà più in aereo, non si piglieranno più treni, non si andrà. No, Non si treni farà. si possono Pasqua non si prendere, farà più giù, niente. ma si possono prendere. Allora, l'anno scorso siamo venuti da te a mare a Ferragosto, ok? Ma Nei era limiti. bella l'acqua, eh. Cosa? Era bella l'acqua. Lascia vedere che era bella l'acqua, te sto dicendo. La spiaggia a Sorrento era talmente affollata che non si poteva fare un passo a piedi. Quest'anno Allora, che faranno? Ci fanno le prenotazioni. se tu vieni a lungomare di Castellammare, si possono rispettare le regole del distanziamento sociale. È così in mezzo che si può fare tranquillamente il bagno. Non lo so, tieni presente che quest'anno dobbiamo rimanere tutti in Ho Campania, quindi mandato un video ieri, non so se l'hai ci visto. prenoti tu a Castellammare per venire a Castellammare Mi tutti quanti, veniamo a casa raccomando. tua, ci stanno stanze per mantenere il distanziamento sociale. Come no? Babbo Pasqua, Ci credo che abbiamo sentiamo finito. fra o 7 giorni o 15, in Perché 15 modo tale che giorni? abbiamo più argomenti con cui di cui parlare. Perché tra 15 giorni vuoi fare una trasmissione? Non prima. Perché forse abbiamo più argomenti di cui parlare, Ma noi no? abbiamo sempre argomenti di cui parlare, vedi Ma quante cose non ci siamo detti. diciamo fra 7 giorni. Va bene. Ma Perciò poi ti saluto mangi la pizza tutti, lunedì tu, Pino, Renato e fammi sapere. tutti gli amici, Ti sei. Fammi Luca, a cui lo ringrazio per la trasmissione, e a tutti quanti. sentire Pasqua, l'ultima domanda faccio a te, ma lunedì sera ti mangi la pizza? Sì, no, sto ingrassando troppo, ho detto ormai il minestrone. Va bene, alla Ciao. prossima. Ciao, ciao.